Ehi ragazzi, ben ritrovati da Andrea Incramatune e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Continuiamo la storia di Yu-Gi-Oh! OG e dopo aver finito il Regno dei Duellanti ci aspetta Duel City. Il primo duello è il Duellante Misterioso. Vediamo un po' come andrà. Nonostante la sconfitta di Pegasus nel torneo del Regno dei Duellanti, Yugi notò che lo spirito all'interno del puzzle era preoccupato per il loro futuro incerto. Il puzzle del millennio ci vincola, Yugi. Ho la sensazione che il destino abbia qualcosa in serbo per noi. Noi siamo insieme, quindi non importa cosa succederà. Vorrei saperne di più, ma il nostro futuro ancora non mi è chiaro. Più tardi quel giorno, Yugi e Tea incontrarono un indovino che offrì a Yugi di prevedere il suo futuro. Yugi accolse con favore l'opportunità. Che stai facendo, Yugi? Tea, forse questo indovino può aiutarmi a capire il destino dello spirito che risiede all'interno del puzzle. Sì, ok, certo. E l'indovino ovviamente voleva prendere il puzzle del millennio, no? Perché, beh, insomma, dice, no, ti faccio la macumba su questo puzzle e quindi capisco cosa c'è che non va. Però l'indovino era Bandit Ken e quindi gli ha rubato il puzzle e se ne va scappando. Che ti è successo? Non sono Bandit Ken. Io parlo attraverso lui da quando è diventato il mio schiavo controllato tramite la mia mente. Desidero il potere che il tuo oggetto contiene all'interno. Ma secondo le regole della sua antica magia devo vincerlo da te in duello. Preparati a perdere il tuo prezioso puzzle! Scordatelo! Dai, ancora! Duelliamo, su! Quanto devono chiacchierare? Non è un anime! Non posso leggere ogni singolo dialogo che poi... Non sono dialoghi importanti, sono ripetuti. Quindi a un certo punto capisci che... Magari è il momento, no, di cominciare a duellare? Perfetto, tocca a me. Mettiamo intanto il cerchio incantatore per terra. Usiamo la carità caritatevole, dato che non ho mostri con cui iniziare. Scarto un altro Gaia e Cavaliere e scarto Anatema. Perché scarto Anatema? Perché voglio evocare lui. E voglio dargli il corno dell'unicorno, che in realtà sarebbe l'urlo dell'unicorno. Però ci sta. In realtà questo duello nel manga non avviene perché Bandit Ken appunto in realtà muore, come ho detto anche nello scorso episodio, sì. Quindi, No, allora, lui gioca in difesa, vuol dire che non ha mostri abbastanza forti da contrastarmi in attacco, ma neanche forse in difesa, chi lo sa, vedremo. Ok, senti, il mostro non può attaccare né tantomeno cambiare posizione, quindi... No, non lo voglio attivare, no. Vai, fase di battaglia. Siamo in battaglia. Oh, cavoli. Questo è quello che si attacca come equipaggiamento, vero? Durante la standby phase mi esplode il mostro. Peccato, peccato. Va bene. Meglio così. Nel senso che adesso posso evocare il teschio. Bene. Così, quella se ne va a quel paese e non perdo nulla. Meglio così. Non posso... Nel prossimo turno pesco ovviamente il corno dell'unicorno. Ma... Vabbè, rito di Zera. Ma siamo seri. Quanto attacco c'ha Zera? Quanta difesa? 2003. Beh, insomma. Mi scusi, Non è per dire qualcosa, però. Sa com'è. È stata una bella giocata da parte mia perché... Ora attiviamo... lui. Perfetto. Gli equipaggio il corno per sicurezza. Perché non posso attaccare ora, dato che ho attivato Machio. Ed è stata una bellissima giocata da parte mia. Perfetto. Non posso far altro che usare mostro resuscitato. Evochiamo Gaia. Aspetta, re delle macchine. Evochiamo Gaia. In attacco, ovviamente. Evochiamo anche Griffor. E direi di cominciare ad attaccare. Spero che abbia meno di 2003. Sì, però che palle. E dai. Non è per dire, però... Insomma, qualcosa di meno, Il problema è che mi infligge danni pari all'attacco del mostro che viene distrutto. E non dice attacco originale.
Per fortuna che ho attaccato con lui. Per fortuna. Per fortuna. Se no... Però forza riflessa non è male. Attacco con Grifford, non si sa mai. Meno male, meno male. Me cacciatore, buono. Vai, altri 3002, ci siamo. Il prossimo turno. Se tutto va bene, lo distruggo. A meno che non mi fa un buco nero e fa tanti danni. Ah, niente, perfetto. Tanto per, giusto per proprio per evocarlo. Tanto perché ce l'ho. Vai, attacco con il teschio evocato, la mia carta preferita di sempre. E si vince anche questo duello molto molto facilmente. Ah, la musica, ragazzi, è troppo bella. Affascinante. Sembra che le energie magiche oscure che rilevo fanno parte dell'avversario di Yugi. Bandit Ken è solo un fantoccio sotto il controllo di un malvagio maestro. Io da solo possederò il puzzle del millennio, anello mio. Racidi le ombre che comandano quest'uomo, libera la sua anima dal regno delle ombre. E quindi Bakura liberò Bandit Ken dal controllo mentale. Ma chi è? È Marik si chiama, oh mio Dio! Che cosa è successo? Il mio incantesimo del millennio su Ken è stato rotto! Ma com'è possibile? Solo la forza di un altro oggetto del millennio può recidere un collegamento così forte. E ovviamente io non si ricorda nulla. Quante carte? Belle, belle, belle. Gli inizi di Battle City. E allora cominciamo. Yugi era turbato dall'esistenza di un nemico sconosciuto che voleva impossessarsi del suo puzzle del millennio. Si sentiva impreparato. Non sapeva abbastanza sul puzzle da comprendere quali pericoli avrebbe dovuto affrontare. Come va, Yugi? Va male. Io e lo spirito del puzzle abbiamo bisogno del tuo aiuto. Chiunque abbia rubato il puzzle la sapeva lunga sul suo passato. Neanche lo spirito sa molto sul puzzle. Forse passando del tempo con te potrà aiutarlo a capire qualcosa. Certo, ma come posso farlo esattamente? Tu hai sempre degli ottimi consigli da dare, basta che parli con lui. E quindi insomma dice, facciamo un appuntamento, che però non è un appuntamento, e vanno al museo di Domino, che aveva appena aperto la mostra egiziana, guarda caso. Tutto una serie di collegamenti fortuiti. Videro un'antica scultura e sembrava che ci fossero proprio Yugi e uno che somigliava a Seto Kaiba incisi. Mentre osservavano sorpresi la loro scoperta, una donna misteriosa si avvicinò per dargli il benvenuto. Qui si chiama Ishizu, ma lei in originale si chiama Isis. Ti stavo aspettando, mio faraone. Eh? E tu chi sei? Sono Ishizu della società storica egiziana. Ho scoperto molti misteri su di te e riguardo queste antiche sculture utilizzando la magia della mia collana del millennio. Lei può vedere il futuro. Un altro oggetto del millennio? Questa collana mi conferisce alcuni poteri. Con essa ho visto il passato, esattamente 5.000 anni fa, un periodo in cui i stregoni malvagi minacciavano di distruggere il mondo intero. Tuttavia, c'è un re che possedeva una magia abbastanza potente per fermare questa minaccia malvagia. A quanto pare può vedere anche il passato. Non ricordavo il passato, mi ricordavo solo il futuro. La mia collana mi mostra anche visioni del futuro. E quindi, insomma, come faccio a riconoscere questo male che minaccerà le sorti del mondo? La tua memoria è svanita e stai cercando le risposte. C'è anche un torneo di Duel Monsters che sta per cominciare. Se vinci troverai le risposte. Il torneo era stato organizzato da Seto Kaiba. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una carta speciale trasparente che è conosciuta anche col nome di carta di localizzazione. E se ne collezioni 6 puoi accedere al duello finale. Il torneo ha attirato anche i Rare Hunters, questi duellanti malvagi, ed erano ladri intenti a rubare le carte di Duel Monsters più rare. Joy ha perso il drago nero e Yugi dice, sai che c'è? Ti sconfiggo il duello, tu ridai il drago nero a Yugi. Facciamo così? Oh, ma Yugi, tu hai un mago nero, quindi ti sfido a duello. E va bene, duelliamo. La cosa però, che Yugi non sa... Ma che mostro è, piccola chimera pigra? Che stava tutto quanto lì, appoggiato, a zambe all'aria. Va bene. A parte che con Yu-Gi-Oh! Siamo passati da demoni... guerrieri a Loli. Se avete visto l'ultima se chi di voi segue ancora Yu-Gi-Oh! E conosce l'ultima espansione. Si farà delle grasse risate. La spada rivela trace. Ok. Va bene.
Ok. Come avete visto, lui ha Exodia. Ne ha tipo 3 nel deck. In teoria, nell'anime ne aveva 3, nel manga anche, quindi in teoria. Bafometto! In teoria Baphomet dovrebbe essere evocabile. Però devo prima capire che gioco sta facendo. Sì, ma non è neanche giusto perdere per Exodia, no? Specialmente se ce n'hai 3 nel deck. Aspetto i commenti di quelli che dicono la sconfitta al primo turno. Allora, parto per primo. Mo però lo frego, cacchio. Mo lo frego, ci. Mo lo voglio vedere. Mo per forza. Mo appena evoca Exodia, perché solo quello può evocare. Sì, attivo questa. Deve per forza mettere i mostri in posizioni scoperti di difesa. Evoca, prendi, pesca. Sì, uno. A due, sì. E poi la tara è... Perfetto, prende l'anfora. No, prende lui perché... Non può scegliere quale carta prendere? No, golem ingranaggio no. Attivo il mostro resuscitato e prendo lui. In modo da poter attaccare. E ora vediamo che combina. Se evoca un pezzo di Exodia, glielo blocco. Se non finisce prima le carte. Eccolo. Perfetto, è fatta. Sì. Vai. Distruzione a catena. Vai. Era dai la spada. Ragazzi, ma facciamo una cosa, va. Evochiamo Bafometto. E dato che Bafometto viene evocato, gli evochiamo Gazelle, re delle bestie mitiche. E siccome Gazelle è in mano mia, attiviamo la Polymerization e evochiamo Chimera, la bestia mitica volante. Boom. Bella, cavolo. Davvero bella. Non ha un gran potenziale, ma... Finalmente se n'è andata. No, dai, no. No. Mo posso iniziare? Posso? Meno male. Oh. E allora... Andiamo. Oh, meno male. Ce l'abbiamo fatta. Però mo pesca spada rivelatrice, scommetto, vero? Perché non può andare bene. Ah, carità graziosa. No, carità graziosa, però. Oh, ti prego no. One hour later. Oh! Oh! Vedi allora, vedi? Che quando gira, gira. Vai, evochiamo uno e due. Oh, santo cielo. Vai. In attacco, caro. Signore, ci siamo quasi. Ce la sto per fare, eh. Ce la sto quasi per fare. Attivo una carità graziosa, te la faccio riprendere dal cimitero, guarda. Pur di farti evocare, maledetto. Pur di farti pescare le carte dal deck e farti finire il deck. E non attaccarti solo perché voglio vederti finire il deck. Maledetto. Guarda, io non attaccherei solo per vederlo finire il deck. Evviva, Yugi, hai vinto!
Dammi la carta occhi rossi di Joy e la tua carta di localizzazione. Ne ho perso, fallito, maestro, perdonami. Ti ricordi di me, faraone? Probabilmente no. Eri intrappolato nel puzzle quando ho duellato contro il piccolo Yugi. Congratulazioni per aver sconfitto il mio Rare Hunter, anche se era il duellante più debole del mio gruppo. E certo, quando perdono è sempre più debole prima. Gli altri servi si dimostreranno molto più forti. Yugi, che cosa sta succedendo con questo circo? Faraone, ti ho aspettato per anni. Finalmente, dopo tutto questo tempo, ti distruggerò. Gli altri Rare Hunters non falliranno come questo. Ho poco tempo per queste idiozie. Così ho preso il suo corpo e ho intrappolato la sua mente nel Regno delle Ombre. Io sono in controllo! Come fai a controllarlo? Ogni oggetto del millennio contiene un proprio potere unico. Un controllo della mente è un compito semplice con la mia barra del millennio, che in realtà è un pugnale, ma... Sono Marik! Ricordatelo. Cosa vuoi da me? Voglio ciò che mi appartiene. Me lo prenderò con la forza delle carte divinità egizie! Millenni fa, un trio di potenti colossi imperversò in tutto l'Egitto. Questi mostri e divinità egizie sparsero la distruzione in tutto il mondo fino a quando il faraone li sigillò per l'eternità. Ma quando Pegasus creò Duel Monsters, resuscitò queste possenti bestie come carte. Con queste divinità egizie posso distruggerti e rivendicare il potere che merito. Non avrei mai il puzzle del millennio. Non capisci? Non voglio solo il potere del puzzle, voglio il potere del faraone. L'energia illimitata dell'antico sovrano. Con essa, nessuno potrà fermarmi. Userò quella magia onnipotente per conquistare e guidare il mondo. Sarò inarrestabile. Grande faraone, la tua fine è vicina. Questo mondo è mio. Non ancora, Marik. Comincio a capire perché Shizu mi ha chiesto di partecipare al torneo di Battle City. È il mio destino fermare te e le forze malvagie che stai cercando. Contaci! Faraone, i tuoi giorni sono contati. Goditi il gioco mentre puoi perché il tuo regno è finito. Che strana situazione. Sapevo che quel tizio era un meschino, ma... Chi avrebbe pensato che era il servo di un altro pazzo? Qui, Joy, prendi la tua carta occhi rossi. Tienila, amico, non è mia da prendere. Hai vinto in modo onesto. Inoltre, i Rare Hunters hanno raccolto tonnellate di carte rare. I loro deck sono tutti super potenti. So che saranno difficili da battere anche per te. Mi hai sempre coperto le spalle, quindi è arrivato il mio momento per aiutarti. Ecco perché voglio che tu tenga la mia carta occhi rossi. Si rivelerà utile. Sono ancora in gara, perché ho ancora il requisito della carta rara. La carta occhi rossi non era l'unica carta rara del mio deck. Mi ha dato un'altra carta rara quando abbiamo iniziato a giocare a Duel Monsters, ti ricordi? Lo stregone del tempo. Sì, mi ha salvato il culetto durante il regno dei duellanti e so che mi aiuterà nel torneo di Battle City. Siamo una squadra, insieme nessun duellante ci batterà. Daremo una lezione a Marik e al suo gruppo di Rare Hunters. Si pentiranno di averci attaccato. Grazie Joy, mi prenderò cura della tua carta occhi rossi. Tu sei un vero amico e insieme potremo affrontare qualsiasi minaccia. Oh sì, potremo. E nel prossimo episodio, perché basta, sono proprio a pezzi dopo quel duello di 34 turni, affronteremo il maestro dei maghi. Ma chi sarà mai? Come si chiamerà? Che volto avrà? La cosa bella è che ora devo fare duelli invertiti. E quindi spero che il duello contro Yugi, mentre controllo uno dei Rare Hunters, sia più facile. Ad ogni modo, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yu-Gi-Oh! Vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!